Sono un volontario della Lida di Ortona e sono qui per comunicare, per dire di questo grosso problema che si è evidenziato con questa situazione veramente drammatica e penosa di questi gattini uccisi presso l'Iper. E riteniamo che il vero problema però non sia tanto l'episodio in sé, ma quanto il fatto che la popolazione, il grado di sensibilità purtroppo porta le persone a pensare di poter fare con gli animali un po' quel che vogliono. E quindi si è ritenuto che scacciare questi gatti da lì fosse in qualche modo qualcosa di normale, di accettabile, di comunemente fattibile. E questa è una cosa che non va assolutamente bene, è contraria a ogni norma di legge, è contraria alla legge nazionale, alla legge regionale, è contraria perfino al regolamento vigente nel Comune di Ortona. E ciò che ci fa specie è che in tutto questo la vera responsabilità di fondo sia realmente dell'amministrazione comunale, perché l'atto base per poter far fronte a questo tipo di problemi, è il riconoscimento delle colonie feline che consentirebbe di ridurre fortemente il problema dell'andagismo felino e quindi di aiutare tutti, l'amministrazione, i cittadini che quasi sempre si rivolgono a noi si rivolgono i cittadini, ci si rivolge la ASL. Si rivolge la stessa polizia municipale, quindi la stessa amministrazione, per far fronte al proliferare, alla nascita dei gatti randagi. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale di fare semplicemente quello che le norme di legge le impongono di fare. Quando i cittadini si rivolgono all'amministrazione comunale per il riconoscimento di una colonia felina, che è nient'altro che un atto amministrativo, perché i gatti, va ricordato, sono in ogni caso di proprietà del comune. I gatti liberi non possono essere spostati da dove stanno, lo dicono le norme di legge. La colonia felina esiste perché esiste, i gatti ci sono perché ci sono. Il riconoscimento della colonia felina è semplicemente un atto amministrativo che consente agli enti e alla ASL in particolare di affrontare questo problema e quindi sterilizzare le gatte e consente ai cittadini anche di alimentare con maggiore sicurezza per gli animali stessi e per la salute di tutti.